tutti gli ospiti dei programmi televisivi in onda domenica 4 marzo. Ospiti di quelli che il calcio del 4 marzo 2018 alle 13.50 riprende su Rai 2 quelli che il calcio. Conducono Luca, grande musica italiana sul palco con Elio e le Storie Tese che presentano il nuovo pezzo Il Circo Discutibile, scritto da Rocco Tanica in radio da venerdì 2 marzo. Siedono al grande tavolo per commentare le partite della serie a Lodovica Comello, la giornalista sportiva Giorgia Cardinaletti, Filippo Magnini, Dario Vergassola, Ciccio Graziani, Dan Peterson, l'arbitro degli arbitri Paolo Casarin, il guru dei motori Giorgio Terruzzi e il campione del mondo Fulvio Collovati. Emanuele Dotto come ogni domenica presidia la postazione tecnica, mentre Melissa Greta Marchetto dalla postazione web è pronta a cogliere i sussurri dalla rete. Immancabili le incursioni comiche di Ubaldo Pantani, questa domenica nei panni di Gianluigi Buffon e Corrado Augias, Antonio Ornano alias Ferruccio Branzino e Tony Bongi nella parodia di Paride Coccio e del finto presentatore che irrompe nello studio creando scompiglio. Federico Russo e i calciatori brutti al pub di Corso Sempione commentano le partite con la medaglia d'oro di ciclismo su strada Dino Zandegu, l'allenatore ed ex portiere Sasà Soviero e Sara Peluso, moglie del difensore neroverde Federico Peluso. Mimmo Magistroni e Totò Schillaci sono a Gremiasco, al per riproporre i migliori gol della Serie A con i pulcini, della squadra alessandrina, mentre Francesco Mandelli è al Comics and Games di Mantova, la fiera dedicata al fumetto, all'animazione e ai giochi dell'immaginario fantasy. Dalle tribune degli stadi raccontano il grande calcio l'ammiraglio con lo scrittore Flavio Soriga per l'anticipo delle 12.30 Genoa-Cagliari, l'ex calciatore Giampaolo Bellini e il mental coach Roberto Re per Atalanta-Sampdoria, Busta e Marcello Cirillo per Torino-Crotone, Bruno Pizzul insieme al cantante e attore fiorentino Lorenzo Baglioni segue Udinese-Fiorentina, mentre raccontano le emozioni di Benevento-Verona la giovane attrice Virginia Rubatto e il telecronista e pittore Ferruccio Gard. Ospiti di Domenica In del 4 marzo 2018 alle 14 torna su Rai 1 Domenica In. Conduce Cristina Parodi. Si comincia con L'amore ossessivo e malato, talk dedicato al tema quanto mai attuale della sulle donne e degli abusi sui posti di lavoro. Ospiti due artiste sensibili e impegnate come Nina Zilli e Cristiana Capotondi. Ma anche amore da sogno, come quello tra il principe Harry e Meghan Markle. In studio un team di esperti e opinionisti come Antonio Riva, Enzo Miccio, Stefano Dominella, Alda Deusanio, Marisela Federici e Catena Fiorello, per svelare curiosità e indiscrezioni sulla cerimonia più attesa dell'anno, con particolari suggestioni legate all'abito da sposa che verrà indossato da Meghan. Amore e musica, poi, con le grandi canzoni che hanno fatto innamorare tutti, interpretate dalle voci di Sal Da Vinci, Silvia Salemi e Karima. E ancora, l'amore da copertina, con la giovane coppia formata da Francesco Facchinetti e sua moglie Vilma Elena Faisol, modella e fashion blogger brasiliana, insieme racconteranno la loro storia e si sottoporranno a un gioco per testare la loro affinità. Una ricca pagina sarà dedicata all'amore per il ballo, attraverso le indiscrezioni dalle sale di prova, il pubblico potrà conoscere meglio alcuni dei protagonisti della nuova edizione di Ballando con le Stelle, introdotti da Paolo Belli e Ivan Zazzaroni. Sorpresa speciale, poi, per uno dei due vincitori dell'ultimo Festival di Sanremo, Herman Mehta. Nel corso della puntata anche gli interventi del cast fisso del programma, con Adriano Panatta, Claudio Lippi e il comico Leonardo Fiaschi. A rappresentare l'amore per la buona cucina sarà Benedetta Parodi, a casa di Enrica Bonaccorti per una gustosa intervista ai fornelli. Ospiti di Che tempo che fa del 4 marzo 2018 alle 20.35 torna su Rai 1 Che tempo che fa. Conduce Fabio Fazio. L'icona di stile a capo della maison di famiglia, Donatella Versace sarà ospite per la prima volta. Inoltre, Fabio De Luigi e Miriam Leone, protagonisti insieme della black comedy Metti la nonna in freezer, in uscita nelle sale il 15 marzo.
E ancora, nel giorno esatto in cui Lucio Dalla avrebbe compiuto 75 anni, sarà ospite in studio Ron che con il suo nuovo album Lucio, ha voluto celebrare l'amatissimo cantautore. Nel cast anche Luciana Littizzetto, che rilegge l'attualità con la sua ironia, e Filippa Lagerbach. A seguire il tavolo di Che Tempo Che Fa con la complicità di Fabio Volo, la comicità surreale di Nino Frassica, le domande impossibili di Gigi Marzullo e la simpatia di Orietta Berti. Al tavolo, oltre a Miriam Leone, Fabio De Luigi e Ron che resteranno a chiacchierare con Fabio Fazio, saranno presenti Luca e Paolo, che da lunedì 5 marzo daranno il via insieme a Mia Ceran, e con la partecipazione di Ubaldo Pantani al nuovo appuntamento. Quotidiano quelli che, dopo il TG, in onda su Rai 2, l'irresistibile Lello Arena, impegnato a teatro con lo spettacolo Parenti Serpenti, la campionessa di pattinaggio Arianna Fontana, simbolo della spedizione azzurra alle Olimpiadi di Pyeongchang, che è stata in...